continuiamo. Adesso andrò avanti usando un bug. Non è difficile da fare, non lamentatevi, fatelo anche voi. Che ci risparmierà tutta una bella... risparmio un sacco di parti. Ora là, con la fossa alle punte, oggi ho scoperto che ci si può calare in qualche punto. Vediamo un po' se riesce anche a me. Avete visto? Troppo forte, troppo forte. Ho sempre da fare. Avete visto bug fortissimo? Allora vi consiglio di usare anche a voi, vi risparmia un sacco di fatica. Ok, siamo già qua, senza aver fatto la minima fatica. Dunque, allora, sempre camminare qua perché è un casino. Allora, là, dobbiamo saltare, non vi preoccupate, non sono affatto piattaforme scivolose. Cosa? Non ho ammazzato un leone. Ah, ma è qui sotto, strano. Ah, scusate, nella parte precedente è morto, ma adesso è resuscitato perché ho dovuto ricominciare il livello da capo. Veramente perché cazzo qui. No. Scusate, ma sto usando alcune espressioni di alcuni youtuber che stimo moltissimo. E vai! Yay. Ce l'abbiamo fatta! Qui bene, morti due gorilla, allora. Dobbiamo fare una cosa qui. Perfetto, se è riuscito il bug, fatelo anche voi! Poi ci farò un videolino a parte, Tomb Raider, bug di Tomb Raider, glitch, che ora è diventato più popolare la parola glitch, non si sa perché. Tomb Raider glitch, che possiamo calarci subito lì, abbiamo risparmiato un sacco di parti. A quest'ora, se l'abbiamo fatto in un momento, dovevamo essere, che so, 6-5 video più avanti. Oh, quindi ora, tiriamo la leva, e l'abbiamo meditato. E si apre una delle prime 4 porte. Dunque, allora noi prendiamo sto medikit piccolo. Naturalmente anche questa parte è dedicata a Salvo Fogliani 90. Sì. Ah, cazzo, nasata. E raccogliamo il diamante blu. Questo cristallo, questo diamante che non si sa bene se è solido o gelatinoso, a me appare un po' gelatinoso già dai movimenti e dai riflessi. Mi è sempre sembrato gelatinoso anziché solido questo cristallo. Comunque allora, sì, solito. Facciamoci tutta la strada a ritroso e guardate che Pierre Dupont non ne posso più di scappare. Mamma mia, te bastardo francese. Cazzo, non ha talento con le sparatorie, ma vaffanculo Wikipedia, davvero, Vaffanculo Wikipedia. Mi chiedo se chi ha scritto la pagina Pierre Dupont. No, il sito di Tomb Raider 1, vaffanculo che ha scritto la pagina per due punti. Oh, allora, qua abbiamo i pipistrelli, scaracazzo. Sono ritornati, questi ritornano quando... Esatto, ritornano. Allora, siamo davanti alla porta della prima stanza. Quanto siamo? Scusate. 4 minuti, quindi io direi di chiudere quel video. Ci vediamo alla prossima parte.